Water Day, che spiegheranno meglio di me i responsabili, e che ospitiamo per il secondo anno di fila. E è una mostra importante perché appunto è una mostra che riguarda le risorse idriche. Volevamo donare al Comune di Marciana, che ci ospita, la medaglia della Convention Lions, che è un'opera d'arte fatta dallo scultore Gabriele Di Maio, che rappresenta sul lato il leone, il nostro simbolo, e dall'altra la Convention di Milano. Sono in edizione limitata, numerati e firmati dall'autore, con certificato di garanzia. Allora, World Water Day Photo Contest, questa 2019 è stata la terza edizione. Come patrocinio forse il più importante che abbiamo è quello di UN Water, che è l'agenzia ONU per le politiche sull'acqua e per l'acqua come diritto umano essenziale per tutti. Lions Acqua per la Vita si era data un obiettivo nell'anno del centenario, che era nel 2017, sono passati appunto 100 anni dalla fondazione del Lions Club International. Si era dato come obiettivo quella di salvare 150.000 esseri umani, ma di salvare, non di aiutare, facendo appunto, raccogliendo dei fondi che poi sono serviti per le opere di bonifica dell'acqua e per costituire dei pozzi. Naturalmente la mission di questa associazione non è terminata con questo obiettivo di 150.000 vite da salvare, ma si è prefissata dei traguardi molto ambiziosi che però siamo sicuri che con l'aiuto di tutti si potranno raggiungere.